e vidi un nuovo cielo e una nuova terra. L'Apocalisse, il libro con cui si chiude la Bibbia, un libro di profezia che porta con sé l'annuncio del significato della storia e apre a una visione sul futuro, sarà il tema della 18ª edizione del Festival Biblico. L'Apocalisse, che non è tanto un libro di catastrofe, ma un libro di rivelazione, è un libro che vuole infondere speranza a gente che vive nella tribolazione, che vive nel cambiamento. Abbiamo pensato di metterci insieme in ascolto di questo libro per ripensare l'esperienza che abbiamo vissuto nel tempo di pandemia, le metamorfosi nella vita e nella condizione umana che questa esperienza ha introdotto e ciò che ci ha insegnato. Recuperare uno sguardo contemplativo tra le acque tumultuose della malattia, dell'ingiustizia e della morte è, secondo l'Apocalisse, il principio che permette di agire per il benessere dell'umanità senza cadere nell'indifferenza o nella rassegnazione. Il Festival Biblico si aprirà in aprile con un podcast che proverà a raccontare il rapporto giovani, fede e religione, e poi i primi appuntamenti dal vivo dal 5 al 29 maggio. Si riconferma un progetto collettivo, dunque coinvolge gli enti promotori, la diocesi di Vicenza, la società San Paolo, assieme alle diocesi di Padova, Verona, Rovigo, Vittorio Veneto e Treviso. Apriremo la nostra attività con il podcast Geografia delle Fedi nel mese di aprile, interrogandoci per sapere cosa voglia dire essere credenti oggi in Italia a 30 anni nelle varie confessioni. Continueremo poi nelle varie città coinvolte e in alcune province di queste tra il 5 e il 29 maggio e poi saremo nella villeggiatura, nel parco del Delta del Po tra il 18 e il 19 giugno, che è un weekend, un sabato e domenica, per concludere la stagione culturale con il format della Scuola del Pensare, pensato per tenere desto, esercitare il nostro pensiero critico, all'incirca a metà ottobre con l'autunno.